qua per le mie ragazze, i miei ragazzi del segno del cancro o ascendente cancro, andiamo a vedere cosa succederà nell'amore nell'arco dei prossimi 8-10 giorni, sia che tu abbia una persona in mente, sia che non ci sia ancora nessuno. Vediamo un po' cosa accade. Cancro per i prossimi 8-10 giorni. Cancro, cosa accade nell'amore? Prendiamo prima di tutto una carta guida. Cancro, amore. Vediamo un po'. Carta guida. Gli amanti. Qua sembrerebbe che l'amore è ben aspettato. Sembrerebbe così. Abbiamo l'amore, oppure tempo di scelta. 5 di denari. Mi sta parlando che qua è tempo di scelta d'amore. È possibile che tu debba fare una scelta? O è possibile che l'amore sia ben aspettato in questi giorni? Se tu, per esempio, sei single e hai vissuto una condizione di precarietà emozionale, puoi conoscere una persona che ha un grande potenziale. Forte energia del Gemelli, o ascendente Gemelli, oppure Venere, Luna e Marte in Gemelli. Vediamo un po', sembra ben aspettato l'amore, eh? Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi. Allora, Cancro. Cosa succede nell'amore? Oppure stai facendo una scelta anche tra, può essere che tu debba scegliere tra due persone, oppure la tua persona di interesse sceglie te, cioè nel senso, capito, no? Vediamo un po'. Cancro, cosa succede alle mie ragazze e ai miei ragazzi cancro nell'amore in questi prossimi 8-10 giorni? Qua abbiamo il diavolo 9 di spade, mi sta dicendo che qua ci sono energia molto tesa, delle preoccupazioni. Forte energia del Capricorno. Ci possono essere delle preoccupazioni inerenti a una scelta da fare. Vediamo un po'. Energia attuale, energia positiva, negativa, passata, futura, passata, futura e conclusione di energia futura. Qua abbiamo 9 di spade, 7 di spade, la forza, l'imperatore, 6 di bastoni, 10 di spade. Che succede qua? Mi sta dicendo che per un gruppo sostenuto di voi avete avuto a che fare con una persona che non comunicava, una persona che sparisce, una persona diciamo un po' tosta, ok? Un po' difficile da gestire, diciamo. È possibile che si sia chiuso un ciclo con questa persona, poi si sia riaperto di nuovo, una persona magari un po' orgogliosa. Forte energia dell'Ariete, del Leone. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Allora, energia attuale, cancro. Qua abbiamo il cavallo di spade. Io ti vedo un po' enfadata in spagnolo, si dice, un po' arrabbiata, un po' tesa come energia. Ti vedo cantarle anche a qualcuno, cioè nel senso un po' c'è energia un po' tesa qui. Vediamo al positivo. 9 di bastoni al positivo. Qua c'erano un po' di tensioni, discussioni con qualcuno, l'energia è tesa con qualcuno. Il 9 di bastoni mi parla di ritardi, di preoccupazioni, un po' come 9-9. Mi dice che è molto probabile che in questa settimana ci sia un abbassamento delle difese, laddove c'erano le difese alte con qualcuno. E se sei singolo, per esempio, ti vedo un po' con la spada puntata nello scegliere di incontrare una persona perché l'amore è ben aspettato, però piano piano inizia ad avere un po' più di fiducia. Vediamo il blocco qual è. L'otto di denari al blocco. Mi stanno parlando di possibili circostanze lavorative che possono un po' inficiare un incontro, la connessione, un po' averti fatto arrabbiare o tu o della tua persona di interesse.
Oppure devi fare una scelta con qualcuno nuovo in questa settimana e il lavoro può essere un po' di ostacolo. Vediamo un po' che è successo nel passato. Asso di spade, 6 di coppe. Io qua vedo che c'è stato per alcuni di voi c'è stato un ritorno del passato con una persona, però tu hai alzato le difese e stai rivendicando un po' di cose, ok? Per alcune di voi. E per altre qua vedo che se tu non incontri la persona proprio affine a te, tu non ti apri. Per alcune avete avuto una discussione con qualcuno riguardante anche dei figli e magari c'erano delle problematiche lavorative in mezzo. Vediamo che succede. Cancro, l'appeso, il 3 di coppe, il cavallo di denari. Sì, allora qua mi stanno parlando chiaramente che voi è possibile che siete un po' arrabbiate perché rispetto alla vostra persona di interesse la situazione è lenta. È lenta perché? Per delle circostanze che esterne a voi, che possono essere lavorative, soprattutto lavorative, però qua vedo che una situazione si sblocca, anche si sblocca, vi vedete, vi incontrate, allo stesso tempo può tornare di nuovo un po' lenta, perché? Per motivi di lavoro. Sì. Quindi qua c'è, allora, se conoscete già, se avete già in mente una persona o state già insieme a una persona, io vi vedo un po' arrabbiate con questa persona, un po', diciamo, con la spada puntata. Perché? Perché ci sono delle problematiche di natura lavorativa, qualcosa inerente a delle circostanze esterne che possono tediare o inficiare un po' un incontro, stare insieme, ok. Però io vedo qua che vi incontrate assolutamente. E voi iniziate ad abbassare le difese, cioè a parlare, a stare bene, a intendervi, perché seppur un po' più lenta la situazione, però è concreta, con la tua persona di interesse. Cioè si fa quindi la scelta, tempo di scelta e di cosa? Di comprendersi, di venirsi incontro. E forte energia del pesci, qua abbiamo ascendente pesci. Qua se incontri una persona nuova, qua è ben aspettato l'amore per te, soprattutto per le ragazze che sono single, la incontrano, magari in un gruppo di amici. Io vi vedo qua celebrare, stare insieme, iniziare a fidarvi, ok? Iniziare, vi vedo nonostante un po' di difese alte, iniziate a fidarvi. La situazione qua può andare un po' più lenta dopo questo incontro o dopo questo scambio felice, perché ci possono essere situazioni lavorative. Ok. Vediamo che cosa c'è dopo il cavaliere di denari. Il 10 di bastoni, situazioni lavorative che stancano e hanno potuto stancare, una situazione un po' pesante di natura lavorativa, tant'è che sotto mi mettono al blocco l'8 di denari, infatti, no? Ok, o tu o da parte della tua persona di interesse. Ok? Andiamo a chiarirci queste carte. Allora, cavaliere di spade. Cavaliere di spade, cavaliere di spade. Cavaliere di spade. L'asso di coppe. Io qua vedo che per molte di voi c'è una rinascita dell'amore o un recupero di una connessione. Vi vedo con recupero di un amore, nonostante magari una persona che vi chiede proprio di parlare, una persona che conoscete molto bene per alcune di voi, però voi le dettate, non le mandate a dire, insomma, ok? Anche se è una persona nuova, il nuovo amore per le singole è ben aspettato, vi incontrate, vedo che ci sono un po' di barriere tue alte, ma al tempo stesso vedo che c'è un incontro e poi la situazione può andare un po' più lenta perché per questioni lavorative. Ok, vediamo al positivo 9 di bastoni. La stella al positivo. Ti chiedono di avere pazienza con la stella lì al positivo, perché tu c'è un sogno che si realizza in questi giorni. Onestamente vedo proprio questo, nonostante un po' di tue reticenze, però c'è un sogno che si realizza, forte energia dell'acquario. Cioè, l'amore è ben aspettato, te lo dicevo. Vediamo l'8 di denari al blocco. Il 9 di denari. Qua
Qua ci sono dei blocchi relativi al lavoro, oppure a delle questioni lavorative, delle questioni economiche, che hanno a che fare con un benessere personale, o tuo o da parte della tua persona di interesse. Oppure se conoscete, se avete già un rapporto con questa persona il blocco era lavorare per la connessione, perché magari era una persona un po' più egoista, l'avevamo visto anche prima. Ok, vediamo un po' questo passato, 6 di coppe, asso di spade. Datemi una carta con 6 di coppe e l'asso di spade. 3 di bastoni. Voi aspettavate da tempo questa. Per alcuni di voi aspettavate da tempo questo nuovo inizio con questa persona. Per alcuni di voi l'hanno già avuto o è già l'energia del presente. Oppure può essere che una persona era a distanza, una persona che conoscete molto bene. Vediamo questo. Appeso, l'appeso, 10 di bastoni. Qua ci sono circostanze esterne che pesano sulle spalle di questa persona. 10 di bastoni, 10 bastoni. Possono essere di natura economica, lavorativa o altre responsabilità, pure figli o familiari. Vediamo un po' il 3 di coppe. Dieci di spade, qua vedo che c'è una riconciliazione assolutamente. Per alcuni di voi che stavano arrabbiati, comunque c'era un po' di c'era della tensione, l'avevamo visto prima anche qui. C'è lo sblocco di una situazione comunicativa, insomma. Se siete singolo, io vedo che finalmente entra una persona, vi chiede, la prendete con calma, però vi chiedono: non vi preoccupate, perché questa persona ha un grosso potenziale per te. Vediamo il cavaliere di denari. Il paggio di bastoni, assolutamente sì. Assolutamente sì. Sia che tu la conosca già questa persona, che sia una persona nuova, io qua vedo che ci possono essere delle situazioni lavorative che vi distanziano, magari la persona è a distanza. Però ti vedo che ha un grosso potenziale la situazione, la relazione, anche se magari le comunicazioni si fanno un po' più lente o proprio il procedere si fa un po' più lento per motivi di altro dall'amore, perché questa persona è molto volenterosa in questo, diciamo. Sì, qua c'è pure il paggio di coppe, cioè vuole. Vediamo il 10 di bastoni, questo 10 di bastoni. 8 di spade, per questioni molto pesanti di natura economica, lavorativa, familiari, è come se si potesse percepire un po' il blocco, però la stella qua mi dicono abbi fede in questa cosa, in questa relazione, sia che sia una persona nuova, sia che una persona che conosci già, abbi fede in questa cosa, perché è questione proprio di tempo, vedi qua c'è anche un cavaliere di coppe, è questione proprio di un po' di tempo che si vengano sbrigate queste questioni, sì. Ok, vediamo un po' cosa ti dice questa persona. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Qua parliamo di una persona, l'avevamo visto prima come imperatore, che può sembrare sicura di se stessa, ma è solo apparenza. Anche se conosce una persona nuova. Per esempio, la conosci proprio, diciamo, questa è una persona sicura di se stessa, però magari che succede? Prima mi chiama, poi la situazione va lenta, sembra sicuro di sé. No, ti chiedo di avere fede, va bene? È una persona più insicura di quello che mostra. Un'altra? Ti vedo ovunque. È una persona che ti vede o ti vedrà, sei una persona nuova ovunque. Ecco perché qua c'è il destino. La stella e 6 di coppe sono anche anime gemelle, quindi è il destino che vi mette sulla strada, sulla stessa strada. Vediamo un'altra. Infatti, la momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Questa persona, se poi la situazione va lenta o se non vi siete visti o qualsiasi momento in cui c'è una momentanea assenza, è presenza nello spirito. Questa persona ti sente ovunque, va bene? O ti sentirà ovunque. Ok, andiamo a vedere cosa ci dice l'ultima carta di Rider White. Infatti, qua c'è la forza, ti stanno dicendo questa, la forza è l'energia proprio del recupero, di lottare per una connessione. Questa è una persona che vuole lottare per la connessione. Te lo dicevano anche qui.
Infatti, lottare per la connessione, per un incontro, quattro di bastoni. Quindi mi dicono di avere fede e fiducia, va bene? Ok. Andiamo a vedere cosa ci dice l'oracolo. Cancro. Un aiuto. Sì, questa è una persona di cui ti puoi fidare, mi dicono. Tagliar legna. Messaggio in una bottiglia. Qua arriva il messaggio per coloro i quali erano in situazione no contact o non si stavano sentendo. Messaggio per fare cosa? Per tagliare legna, fare pulizia, parlare, te l'ho già detto anche qui che vedo un incontro, un aiuto è proprio una persona amica, una persona di cui ti puoi fidare, va bene? Cioè questa persona si dimostra come una persona di cui ti puoi fidare, tant'è che abbiamo la stella al tuo positivo, sei guidata o guidato e protetta, va bene? Va bene, ragazzi miei ragazzi, quindi questo è tutto per oggi. Io vi auguro un grandissimo in bocca al lupo a tutte e a tutti. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica.